metto a ridere perché prima di darvi la notizia, che è assurda, e comunque ridere per non piangere, è chiaro, no? Poi come si fa a piangere su una diocesi che ormai è nulla, perché si può piangere sul nulla, no? Almeno fossi in agonia. Uno piange e dice: ma in agonia? Allora, mi hanno segnalato, e ringrazio chi mi ha segnalato perché non l'avevo vista prima, stranamente, perché solitamente queste cosine, no, mi interessano per fare un quadro generale della nostra diocesi, che è nulla. Allora, è sul sito della diocesi, sapete che è un sito ufficiale, quindi non è una cosa, non è una balla che ho letto su altri giornali, no? Allora, disposizioni, processioni, e c'è una nota del vicario generale che si chiama Franco Agnesi, che è il braccio destro del nulla. Immaginate? No, io non lo giudico perché se dovessi giudicarlo per come si comporta con me riguardi è nulla del nulla. Allora, è il vicario generale, il braccio destro del nulla. Naturalmente, vabbè, siccome è nulla, non è che avevo le parole per dirle, qualcuno gli avrà detto: scrivi, tu che sei un nulla, scrivi queste cose. Lui ha dato questa disposizione a riguardo delle processioni. E non sto a spiegarvi che sono delle processioni, non riguardano, vabbè. Allora dice lui, scrive, ma naturalmente non sono le sue parole, qualcuno gli avrà detto: scrivi, l'attuale situazione sanitaria, adesso facciamo il serio perché, richiede la massima attenzione, più che giusto, nell'evitare occasioni in cui facilmente si potrebbero formare assembramenti, più che giusto, quasi tanti vedere, no, se le regole valgono soltanto in certi casi, ma fa niente, riconoscendo l'alto valore, delle processioni per il popolo di Dio, ma scherziamo, che processioni che bisognerebbe abolirle, va bene. No, questo tipo di processioni, mi raccomando, capitemi bene perché voi sempre mi fraintendete e dopo mi portate in processo. E vabbè, ormai sono abituato. Processo civile, processi ecclesiastici è la stessa roba perché ci sono sempre giudici più o meno, non parlo, riconoscendo l'alto valore delle processioni per il popolo di Dio al fine di rendere possibili, e cavoli, non si può, allora si lasciano a casa i bambini dalle scuole, no? Si chiudono anche gli stabilimenti, si fa chiuso, però le processioni bisogna farle al fine di rendere possibile in questo tempo di pandemia, da Covid-19, bisogna specificarlo perché se no, cavoli, è necessario pensare a nuove modalità. Allora sono stati lì, mi hanno detto, dei mesi, a pensare cosa fare sulle processioni che hanno un alto valore, però non specifica in che senso alto valore. Vabbè, pancesco, cioè che riguarda un po' più o meno l'aspetto esteriore, diciamo, no? Della fede, perché la fede fa meno delle processioni, penso. Però, per questo motivo, allora, si seguiranno le seguenti indicazioni, è una cosa imperativa, si dovranno seguire chi le fa, ma bisogna farle perché hanno un alto valore. No, dai, io mi vengo da ridere, scusa. Parteciperanno al corteo, cavoli. Già questa parola mi viene in mente, corteo, e penso, non so, corteo funebre, oppure corteo civile, no? Quello che vanno il 25 aprile, vabbè, corteo esclusivamente e tassativo, colui, uno, che
che presiede la celebrazione con il Santissimo Sacramento. Poi la storia del Santissimo Sacramento non ve la spiego, perché quando già ai miei tempi, quindi 50-60 anni fa, no, ero in teologia, mi dicevano che il Signore non andava in giro. Quindi è tutto da discutere, eh? Teologicamente parlandone. Io porto in giro il Santissimo Sacramento e lì c'è dentro il Signore che lo porta in giro, ma non può essere. Teologicamente, poi me lo insegnavano così allora, chissà adesso. Ha peggiorato adesso con tutti i nuovi preti novelle che escono adesso, che hanno tutta la testa fasciata. Allora, no, non divaghiamo, cavoli. Parteciperanno al corteo, escluso il religioso, corteo, esclusivamente colui che presiede la celebrazione con il Santissimo Sacramento. La reliquia, e beh, se non il Santissimo, che è la reliquia, che è una grande balla anche quella, ma fa niente. O il simulacro, e questa è idolatria, eh. Ma cavoli, ma qui c'è, non da ridere, qui c'è da urlare bestemmie, bestemmie contro questi oggetti, per naturalmente io ci credo nel Padre Eterno, non lo bestemmio, ma quale Padre Eterno? Non esiste secondo loro quello vero, no? Allora, o il simulacro, oggetto di venerazione, cavolate, no? Ed è eventualmente, quindi lui uno solo fa il palo, perché va in giro. Eventualmente alcuni ministri e membri di confraterni Ghenamò, con sui vestiti, no? Sulla roba rossa, bianca, no? Vi ricordate? E beh, dai, sono da rispettare una volta, adesso arrete. Non sarà quindi consentito, imperativo, a tutti gli altri fedeli di accodarsi, perché bisogna accodarsi nelle processioni, e seguire il percorso. Ove necessario, si impieghi un esiguo numero di volontari, si fanno fare. Tutta quella folla che c'è di fianco che sta vedendo, bisogna tenere i lati, no? Come servizio d'ordine, no? Ricordate quella famosa espressione che c'è scritto nel suo libro, no? Esperienza pastorale di Don Milani, quando andava in processione, il parroco diceva: ecco, quelli che lì sono strada dovrebbero essere qui con noi. Invece lui risponde: noi dovremmo essere con loro. Vabbè, comunque, lasciamo perdere questi discorsi. Va bene, poi, secondo, primo punto, riviga finita, il popolo sarà invitato a partecipare principalmente affacciandosi alle finestre. Ciao, ciao! O ai balconi delle proprie case, vanno là sui balconi, no, i bambini. Ma non è desacrazione quello che sto facendo io, questi miei gesti, ma cavoli, è desacrazione quello che sta facendo loro. Terzo, l'amica finita. Nell'itinerario, vuol dire percorso, no? Itinerario, specie all'inizio e alla fine, è possibile prevedere momenti di preghiera in chiesa, e vabbè, o all'aperto, con la partecipazione del popolo, sì, nella finestra. I balconi scendono giù, prendono il. Nel rispetto del protocollo per le celebrazioni e delle relative indicazioni dell'ufficio avvocatura. Oh cavoli, che è in mezzo anche l'avvocatura, perché? Non mi è capito che ragionamento è. Nel rispetto del protocollo per le celebrazioni e delle relative indicazioni dell'ufficio avvocatura. Cavoli, che è in mezzo agli avvocati. Io dico, cavolo, io sono abituato a cui avvocato no, che paura. Allora, cosa dire? Non lo so, siamo caduti nella comicità più assurda nostra di oggi, se nulla. Non lo dico. E d'altra parte ne fa cos'è, ormai anche più ne gutta a cui aggrapparsi, ci si aggrappa anche le processioni, quella che porta. A quelli che stanno giù. Se ne fa così, adesso lo dico serio, io di queste cose qui veramente c'ho vergogna di essere preti milanesi, magari faranno anche gli altri, ma chi ho io? Dico, non lo so, cosa dobbiamo fare? Cambiare chiesa, ma tutti gli altri tutti gli stessi, qui non è questione di cambiare religione, cambiare chiesa. Dobbiamo soltanto dire, ma crediamo a quel Padre Eterno o a quello Spirito che abbiamo dentro di noi, perché è l'unico che si salva, dentro di noi che mica i processi.
Sì, vabbè, si procede magari un cammino verso lo spirito, verso la, vabbè, no, verso l'incontro con Dio, ma è un'altra roba che mi procedono nel macavolo, non è che dico facciamo fuori tutto, queste robe qua, e chiuso il discorso, e rientriamo dentro di noi e diciamo cavolo, spirito, illuminami perché chi fiora, è tutto buio, soprattutto nella diocesi milanese, tenebre.